Per realizzare la nostra sciarpa, io ho deciso di lavorare insieme due filati che sono il Bim Bum Bam, che è questo effetto velluto dell'Adrian Wool, e l'Atlantic Color, invece, che è questo filato sfumato della Mistrico. E nel sito troverete i kit a disposizione, come sempre, vi lascio il link in descrizione, dove vi ho fatto alcuni abbinamenti colori, come per esempio questo abbinamento, dove vedete abbiamo le tonalità di blu, oppure ho abbinato insieme anche questi due che trovo molto carini perché ricordano un po' i colori della campagna. Quindi abbiamo il verde del bosco, questo color diciamo beige, quindi molto carino. Ma naturalmente, oltre a questi, avete a disposizione anche altre combinazioni di colore. Abbiamo anche il bianco sempre con questo filato, abbiamo una tonalità, una sfumatura diversa del celeste, quindi vi potete sbizzarrire a fare questa sciarpa con i colori che più vi piacciono. Detto ciò, io la sciarpa l'ho già terminata, ho lavorato con i ferri del numero 7 e vedete, io ho lavorato semplicemente a maglia rasata, quindi niente di particolare, una semplicissima maglia rasata, perché volevo appunto dare priorità alla combinazione dei due colori invece che al diciamo al punto di lavorazione. Quindi se ricordate, abbiamo fatto la stessa cosa anche l'anno scorso utilizzando sempre il Bim Bum Bam, ma un filato più grosso della Mistrico. Questa volta invece ho usato un filato più sottile, in modo che vedete si crea questo effetto anche un po' in rilievo, queste strisce piatte con queste strisce un po' più bombate. Questo perché, come potete vedere, comunque i due filati hanno uno spessore e comunque una torsione diversa, e mi piaceva appunto dare questa combinazione particolare della sciarpa. Lavoreremo con i ferri del numero 7. Io ho montato 30 catenelle per avere la sciarpa di circa 32 centimetri, quindi larghezza 32 centimetri, che secondo me una sciarpa deve andare tra i 30 massimo 35 centimetri di larghezza per essere una bella sciarpa avvolgente. Lavorando tutti e due i filati, cioè quindi alternando due soli gomitoli, la sciarpa a me mi è venuta lunga circa 135 centimetri. Però tenete presente che non l'ho ancora lavata e poi, come si suol dire, sistemata per evitare che si arrotoli qua sotto, anche se l'effetto che si arrotola un po' a me piace, però la sistemerò ancora un pochettino, quindi dopo lavata, e potrebbe cedere di 1 cm o 2 cm più che altro in larghezza, ma anche in lunghezza, soprattutto se la pendete così invece di metterla distesa. Quindi se la pendete sicuramente perderà qualche, cioè aumenterà di qualche centimetro, ma 135 centimetri secondo me vanno bene. Anche in questo caso una lunghezza media di una sciarpa normale dovrebbe essere tra i 135 e 150 centimetri. Io invece l'ho fatta un po' più corta, non volevo farla troppo lunga, e quindi questo è il risultato. Ora io maglia rasata ve la faccio vedere comunque un attimo, ma è il punto di lavorazione che tutti quanti noi conosciamo, quindi anzi, io vi faccio vedere anche il metodo con cui io vado a montare solitamente le mie maglie. Sposto un po' così vedete bene. Io vado a fare un cappietto e poi, quindi, come vi dicevo, la lavorazione è molto semplice. Entro con il ferro, vado a fare una maglia diritta e poi passo la maglia diritta sull'altro ferro e si continua in questa maniera. Quindi veramente semplicissimo. Io in questo caso preferisco montare così le maglie. Però, come vi dicevo, io ho montato 30 maglie e ho iniziato non con l'Atlantic, ma con il Bim Bum Bam. Solo che del Bim Bum Bam mi è proprio finito tutto, quindi adesso il campione ve lo stavo facendo vedere appunto con il Atlantic Color. Un'altra cosa da dirvi è che io ho cambiato il colore ogni 4 giri. Quindi andiamo a fare il primo giro, che sono tutte maglie a diritto. Quindi anche in questo caso ve lo faccio vedere, tutte le maglie a diritto. Potete fare la prima maglia in vinaccio, quindi nel senso che quando è iniziato il giro la prima maglia non la lavorate. Quindi questo è il mio primo giro, tutte le maglie a diritto. Invertiamo. Secondo giro, tutte le maglie a rovescio. E come ho detto, potete non andare a lavorare la prima, quindi fare la maglia il vivagno, scusatemi, e quindi andiamo poi a lavorare tutte le maglie a rovescio in questa maniera. Quindi molto semplice. Poi di nuovo andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. E
poi di nuovo tutte le maglie a rovescio, quindi sono 4 giri che vanno sempre ripetuti cambiando ogni volta il vostro filo. Quindi adesso voglio solo farvi vedere appunto come sono andata a cambiare il filo, quindi ci giriamo, andiamo a fare il nostro ultimo giro. Scusatemi, è che ho un po' di strani movimenti con la telecamera che mi impedisce. Quindi andiamo a fare tutte le maglie a rovescio. Ok, e quindi fatte le 4 maglie, ricordatevi che ogni 4 giri dovete andare a cambiare la lavorazione. Io adesso prendo quest'altro filo, come vi ho detto il mio è finito. Per agevolarci il cambio filo, io qui faccio un nodino, ma solo qui, poi toglierò tutto. E io ho lavorato sempre in questa maniera, non ho lavorato la prima maglia e sono andata a lavorare direttamente la seconda maglia con, scusatemi, con l'altro filo in questa maniera. Quindi veramente molto semplice. Quindi poi si torna a lavorare sempre con l'altro filo. Come vi dicevo, potete non lavorare la prima maglia e andare direttamente poi a lavorare le altre, in questo caso tutte le maglie a rovescio. E quindi si rigira la lavorazione e si ricomincia. Scusatemi. Mi raccomando, quando state andando a fare il secondo giro, io un'altra cosa che facevo era passare il filo in questa maniera, quello dietro, quindi vedete, in modo tale da portarmi in alto il filo. Mi avvicino alla telecamera così potete vedere, vedete, io ho il filo qui dietro, lo passo sul davanti e ritorno a lavorare sempre con il colore che stavo lavorando. Ogni tanto questo significa che i vostri fili qui si arrotolano, ma basterà fare in questa maniera e andrete a lavorare normalmente. Quindi di nuovo devo fare il mio terzo giro, quindi non lavoro la prima e vado a lavorare direttamente la seconda maglia. Quindi si continua così e si vanno sempre a cambiare i fili ogni 4 giri. Il risultato con i giri che abbiamo fatto noi è questo qui. Mi raccomando, quando dovete andare a chiudere la lavorazione, chiudetela sempre facendo il solito passaggio, che adesso vi faccio rivedere per chi magari non sa come chiudere la lavorazione. Solitamente io la faccio sul dietro, quindi non lavoro la prima, vado a lavorare la seconda e la passo avanti e la passo avanti. Ricordatevi solo di tenere il filo bello largo in modo tale che la chiusura non si stringa. Quindi questi sono le giri e la lavorazione da fare per ottenere la nostra sciarpa bicolore.